una che ha dovuto lottare contro dei tabù ed è scesa, diciamo, a compromessi, a una mediazione, per cui ancora il senso del pudore poi è legato al senso, l'impudicizia è legata al senso del peccato. Tutto nasce con Adamo ed Eva, non la faccio lunga naturalmente, quando hanno mangiato la mela hanno scoperto di essere nudi e si sono messi la foglia di fico, così è cominciata, così è cominciata. Lei rappresenta, dicevo, la Cancellieri, parlava appunto di aver avuto un'educazione relativamente repressiva comunque, sì, quando andava giù, e quindi usa adesso la seduzione, la malizia, e lo si vede nelle trasmissioni che fa con molto garbo, ma trasmette questo, trasmette. Mentre la Casini rappresenta il totale superamento, il totale abbattimento, la rivolta. Una mangiatrice, quindi, di mele. Una mangiatrice di mele che non le fanno più effetto. Anche lei è una che vedeva i suoi genitori nudi che giravano per casa, insomma, ha superato, ha battuto completamente tutte le barriere. Mentre lei, che appartiene all'ultima generazione, sembra aver riscoperto la riservatezza, ma con una certa indifferenza, con una certa naturalezza, oserei dire con una certa freddezza, perché non gliene importa più. E questo è bello, questa, sì, ho fatto abbastanza un elogio della... del divano, insomma, va bene. Sì, del divano. Senti, io vorrei adesso fare un elogio. Io sono più vicino tuo a lei. No, non un elogio nulla, tuo, no. Abbiamo una sintesi delle tue imprese televisive, quindi guardiamole e gustiamo insieme. Come una mela. Ho fatto i mezzi ziti crudi in forno, che è una ricetta napoletana che mi ha dato la collega Puzier, quella del secondo piano. Quella del secondo piano. Vieni a mangiarli con me nel mio appartamentino? Ho già mangiato, lo sai benissimo che noi mangiamo alle 7:30 a Genova. Qual è il punto di vista che mi hanno insegnato a scuola i gesuiti su queste cose? Sono un fautore dell'astensionismo completo, che è l'unico modo, è l'unica profilassi sicura, dentro e fuori il matrimonio. Ma sua madre, quando l'ha vista in televisione, sia sincera, felice, si metta una mano sulla coscienza, sia sincera. E così come ha reagito? Non le ha detto, figlia mia, che vergogna? Per carità, no, felice, siamo sicuri? Felicissima. Una cosa che tanti di noi si chiedono. Lei lo sa cos'è il punto G, per esempio? Guardi, sono ancora tutte le sere, continuo a trovare, cercare sul vocabolario, se riesco a capire che cosa vuol dire. Bene, 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 bene. Non l'ho mai trovato. Siamo giovani, io le dispenso queste pillole di saggezza gratuite. Adesso vorremmo parlare un po' dei preti come seduttori, perché siete anche dei grandi seduttori, perché ci parlava quando eravamo a scuola dell'aggancio apostolico, che mi ha sempre colpito molto. Allora, delizioso, è delizioso, un applauso, gli facciamo un applauso, abbiamo dedicato. È un maestro di stile, veramente. Però un po' spinto, un po' osè, io sono stata sorpresa. Sì, io non mi ricordo cos'è questo punto G, non so perché l'ho detto, insomma. Beh, stavo parlando... Secondo te che cosa vuole sapere in questo momento? Cosa vuole sapere? Non so, lanciando un'esca. Guarda che lui è molto zorro, Allora, ne parleremo a luce quasi spente, meglio. Invece io vorrei sapere che cos'è, ne abbiamo parlato un pochino, accennato, questo per te, critico cinematografico, il comune senso del pudore, come va interpretato oggigiorno? Ma è una cosa totalmente astratta che cambia con l'epoca e cambia con i luoghi geografici. Ecco, per esempio, oggi, qui, in Italia, stasera, che cos'è? Stasera ne abbiamo abbastanza poco, diciamo, è abbastanza elastico per tutti noi qui presenti, ma chi ci ascolta da casa, a seconda delle regioni, anche a seconda delle religioni, hanno dei sensi del pudore molto diversi, si scandalizzano per cose completamente diverse. Quindi non c'è. È una media strana. Non è comune, non è comune per niente. No, è come individuale. Minimo comune multiplo. Sfattiamo questa storia del comune senso del pudore. Si può trovare un minimo senso del pudore e si trova in televisione, visto che forse è questo che più vi interessa, si trova sulla base delle fasce orarie. Qui faccio un po'. Faccio la voce dell'azienda, scusate, anche se non rappresento la RAI. Non... In questo senso, sì, per convenzione, sia le televisioni pubbliche che quelle private pensano che dalle 8:30 alle 10:30 di sera ci siano i bambini davanti al teleschermo. Quindi si possono dare dei film non troppo spinti. Dopo le 10:30 si immagina che i bambini vadano tutti automaticamente a letto, non si sa perché, e si possono dare dei film più spinti. Questa è una cosa che l'ha decisa il Parlamento, l'ha decisa anche, hanno votato per sbaglio, non avevano capito, poi sarebbe buffo ricostruire come hanno votato, ma comunque è così. È così, hanno deciso. E noi dobbiamo attenerci a questa cosa. Ci atteniamo a questo. Guarda che la pentola fra un po'. C'è sempre stato un minimo di ipocrisia in tutte le società nel decidere che cosa era permesso, che cosa non era permesso, e ci si è sempre appoggiati sui bambini. Hanno fatto delle ricerche sulla morale degli indiani Hopi,
e questo magari non interessa a nessuno. No, ci interessa moltissimo. Però quando ho detto, ma voi ci credete ancora che le maschere rappresentino gli dèi che facevano dei balli? Ho detto, no, noi non ci crediamo, però i bambini ci credono, ci si appoggia sempre su quello. Magari i bambini poi sono più disinibiti di noi, insomma. Certo. Soprattutto se sono bambini come lei che hanno avuto la fortuna di crescere vedendo questi genitori che giravano. I tuoi genitori com'erano, Oreste? Giravano nudi? No, anche perché vengo da Genova, che è abbastanza freddo e non ho mai visto nessuno nudo. Sarà pure le stecche, i miei giravano continuamente nudi, ma a me è capitato di entrare in bagno, aprire la porta e trovare uno o l'altro nudi, e loro dicono, allora che c'è? Siamo qua. Io invece nemmeno io giro nudo, insomma non mi sono mai... No. Allora, la parola pudore, che cosa ti evoca? Un qualcosa di gradevole o sgradevole? Qualcosa che mi appartiene comunque, con le inibizioni. Io nemmeno in palestra, devo dire, ricordo quando andavo in palestra che tutti si spogliavano, gli altri... palestre di uomini, naturalmente. Certo, non avevamo immaginato minimamente che potessi. Insomma. Però non mi piaceva farmi vedere, non restavo, facevo in modo, sì, sono molto... Ho delle inibizioni. Hai mai trasgredito queste inibizioni? Io so di un bagno al mare. Quello l'ho raccontato proprio. Sì, un bagno nudo, notturno, però. Nudo. Sì, Oreste nudo. L'hai fatto? Nudo. No, vabbè, ma moltissimi anni fa tutti lo facevano, perché tutti lo facevano i presenti, non c'era nessuno ad assistere. E... è stata una cosa gradevole che non rifaresti mai. Ma non so, ormai sono... No, sto scherzando perché non ti so, vedo un po'. Senti, No, volevo dire, ci sono anche altri tipi di pudore. Ecco, volevo parlare appunto di quello delle parole. Anche lì sei un po' il pudore delle parole. Il pudore delle parole negli altri o in me? Tutte e due. Io credo che tu hai uno strano rapporto con l'impudicizia delle parole altrui. Ti piace? Sei tutto illuminato. Sì, guarda. Sei tutto illuminato. Le lampadine. Qualche volta, sì, ma non le parole nel senso delle brutte parole che scandalizzano la signora qui. L'intenzione, che nelle parole si riveli la malizia, si riveli un'intenzione di peccato, è sempre legato al concetto di peccato. Non riesco a vivere il concetto di sessualità disgiunto da quello del peccato. È così. Un bene è un male? Forse un bene, forse un male. È ciò che alimenta comunque il senso del peccato, quindi il desiderio di trasgredirlo, alimenta il desiderio, anche se rimane. Ma io non ce l'ho per sono niente. Desideri che... Non ce l'hai, però lui ci vive bene. Il senso del peccato è così noioso, pesante, limitante. È come il senso di colpa. Secondo me non scatena la fantasia, la limita, la incanala sempre. Evidentemente non è così per lui, perché dal modo in cui guarda... Non vi vedo fidanzati voi due. Senti, a me risulta, vado avanti. Perché sennò lì partiamo per un'altra direzione della conversazione, che hai racconti particolari scabrosissimi delle tue storie. In televisione? No, in televisione sì. No, hai la tua confidente Gloria. Di Gloria, diciamo. Ma con Gloria, quando siamo lì, possiamo raccontare qualsiasi cosa, tanto sembra finto. No, sia lei ma che nel io, privato, cose nel vere, privato, ma finte, sì. Nel privato, privato? Hai una forma di godimento così nel raccontare. Ma non è vero, assolutamente. Sì, raccontare particolari scabrosissimi delle tue relazioni. È assolutamente sbagliato questo. Io racconto solo le sconfitte. Ho avuto per lo più sconfitte nella mia miserrima vita sentimentale e le racconto con un certo compiacimento a Gloria, che poi racconta anche lei delle sconfitte a me e ci scambiamo queste. Però scusa Oreste, ma questo non ci risulta, perché a noi Gloria ha detto che invece... Sì. Tu giochi su questo fatto di accettare la sconfitta amorosa, che fa parte di una tua collezione, una costante, sì. Però non l'accetti affatto, perché poi cerchi in tutti i modi una rivincita o comunque una rimonta, se si può dire. Il piacere della solitudine, c'è anche il piacere della sconfitta, di dire mi sono tolto, ho evitato il rischio di dover affrontare una vita a due, che è quello che mi fa veramente paura. Ecco, come la immagini nel suo orrore? Nel suo orrore, la ripetizione, il vedere l'orrore poi di vedere, di sopportare una persona di fronte a tavola tutta la sera che dice sempre le stesse cose. Ma perché dovrebbe dire le stesse cose? Ma dice le stesse cose, perché poi si immagina alla fine, si immagina le cose come alla fine. E anche che lei, un senso di pietà verso di lei per quello che deve ascoltare da me, per dovermi... Io non capisco, io quando lei descriveva... cosa vi dicevate con Sgarbi? Cosa facevate? Ma scusi, ma lei ha mai provato? Sgarbi l'ho ascoltato, ha molte cose da dire, ma il dialogo, mi fa paura il dialogo a due, mentre il parlare in pubblico mi diverte. Parliamo di gesuiti invece. Torniamo ai gesuiti, torniamo. Sì. Parliamo ai gesuiti, facciamo un salto indietro nella tua educazione. Che cosa ti hanno insegnato? Che cosa ti hanno impedito?
No, non mi hanno impedito niente, mi hanno insegnato ad amare il cinema, lo devo a loro, questo, sì. E questo mi posso sì, ringraziare. Però parli anche di una forma di controllo, di una posizione anche un po', come dire, contenuta, trattenuta, sofferta. Sì. Ci hanno tenuto con le braccia conserte, perché ci insegnavano a stare con le braccia conserte, infatti non so mai dove mettere le mani quando sono, se le tengo sempre così, come se fosse in chiesa. Però no, sono molto contento. Certamente era una scuola solo maschile, e quindi non hanno abituato al rapporto con l'altro sesso, perché eravamo solo uomini, però c'era una grande libertà di parola. Certo, ci hanno insegnato a non dire sempre tutto, che non è necessario dire sempre tutto, non bisogna mentire, questo è un insegnamento di gesuitismo spicciolo, diciamo così, ma non è necessario dire sempre tutto per ferire le persone. Invece questa è un'epoca in cui si dicono troppo le proprie opinioni, e invece la riserva mentale o restrizione mentale, quello che ci insegnavano loro, è una cosa che può servire molto nei rapporti umani. Non ti sei mai domandato se guadagneresti da qualche parte nella tua vita privata, quotidiana, ad essere invece più aperta, ad essere più generoso di te stesso anche con gli altri? Sì. Sì, ho il rimpianto di non essere stato più disponibile. Ma puoi ormai ancora esserlo? No. Assolutamente. Quanto ti ha condizionato questo atteggiamento, questi insegnamenti nel tuo rapporto con le donne? Perché un conto è ridere di certe piccole manie, di certi vezzi, un conto invece è esserne proprio un pochino vittima, no? In questo senso non ti senti un po', come dire... No, perché non erano così sessuofobi nemmeno allora come si pensa. Ricevevamo quasi delle lezioni di educazione sessuale noi quando eravamo già quasi di tuo che mi metti a pensiero perché diciamo dalle farfalle però anche nei rapporti umani ci dicevano come comportarci con le ragazze, come corteggiare fino a che cos'era lecito e cosa no, ma anche con una certa... Sei attratto dalle donne che non hanno pudore, per esempio, da un linguaggio schietto, da un linguaggio forte? Sono attratto dalle donne forti, non dalle donne con linguaggio forte. No. Perché ho nostalgia dell'autorità, quindi ho bisogno di una donna forte. Questo mi attrae veramente, che se devo dire la verità. Linguaggio forte no, qualcuno che fa capire le sue intenzioni, questo sì, in qualche modo. È quella l'impudicità, è quella l'oscenità, se vogliamo. Ma non è la volgarità, c'è una differenza. Ti attrae l'impudicizia del corpo maggiormente quella delle parole? Delle parole, delle idee, delle intenzioni. Sì. No, il corpo ormai tutte, si vede tutto sulle spiagge, nelle televisioni. No, il corpo non fa più scandalo. Le parole, gli atteggiamenti? Le parole un po', che non vuol dire le parole oscene, ma vuol dire i pensieri. Quelli rivolti verso di me. Sto dicendo troppo, forse. No, adesso. Sto cercando di capire che cosa può essere una parola in troppo nei tuoi confronti che può suscitarti questo tipo di reazione, se ci aiuti. Sono le intenzioni che sto dando dei suggerimenti inutili forse a loro. Che non ecco, di fronte a delle avance esplicite, chiare. No, esplicite, chiare è troppo, forse. Forse mi cioè, se ti mettessi una mano così, dando delle carezzine, tu... Non lo capirei, perché poi non lo capisco. Poi faccio ma ti sarà capitato di avere a che fare con donne che ti fanno capire molto chiaramente che gli piaci? No. Non lo hai voluto vedere? Non l'ho voluto, a volte ridono quando parlo, ma non so se ridono di me, ridono per me o comunque ridono per una forma di simpatia, di compatimento verso la componente infantile che può esserci in me. Perché...